Ciao a tutti, eccoci trovati su un ennesimo video dedicato al calcio. Questa è la demo appena uscita oggi sullo store del PSN inerente al gioco di calcio di FIFA World Cup Brasile 2014, ovviamente per PS3. Non so se uscirà per console di nuova generazione perché i buon temponi di casa EA hanno deciso di, diciamo così, dedicare il gioco unicamente per le console, diciamo, di vecchia generazione. Allora, io lo sto vedendo per la prima volta con voi, chi guarderà ovviamente questo video. Va bene. Allora. Ok, principale, calcio d'inizio. Si può fare. Vabbè. Guida la nazionale, storia della qualificazione, io non so in verità che cosa si può fare. Poi c'è l'online, questa probabilmente sarà la schermata. È anche divertente, sembra, però 70 eurini, ragazzi, secondo me sono un po' troppi, eh. Destinazione Rio de Janeiro, Football Club, catalogo. Classifiche, personalizza, impostazioni, profilo, ripristina tutte le rose, scarica aggiornamenti, insomma c'è tanta roba, eh. Vediamo di vedere un po', di fare una demo e una partita, scusate. Allora, intanto per incominciare c'è Europa, c'è Inghilterra, Messico, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Brasile, io direi di fare un bel Brasile, Africa, c'è Costa d'Avorio, Africa, c'è Costa d'Avorio e basta. Sud America potevano metterci magari anche. Vabbè, io direi di fare un bel Brasile-Inghilterra. Con L3 si ascolta l'inno. Ci sono le gestione squadra, impostazione partita, gestione squadra, rosa, ok, moduli, beh, predefiniti, io lascio tutto così in modo da avere più spazio. Impostazioni partita. Ah, ok, a livello campione, voi sei matto? Caffè campione, no. Va bene. Ok. Fammici giocare e vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa hanno fatto. Vabbè, qua. Dai, andiamo avanti, sta porcheria d'allenamento qua. Greatest prize of all to become champions of the world.
The two coaches have done all they can now. Tutti questi coreani qua erano presenti anche in FIFA 2010, poi rimanevano nel campo in eterno. Ah, una bella ola brasiliana, vai, vamos, amigos. Addirittura fa vedere delle immagini fuori dal campo, avete visto? Are you aware of the scale of the occasion when you're lining up before a game? Well, Clive, it's just such a magical feeling. It really is. You know, it you put so much preparation into it. There's so much at stake, and you know, it's just an amazing moment for these group of players to really go and produce what they can. You swap places with any of these players now, yeah? Well, you certainly would. You know, these are top-class players. They've had an arduous qualifying campaign, and they give it absolutely everything. They've been backed wholeheartedly by all the supporters here, and now it's time to deliver for them. Great lineups. Wonderful players, Clive, and you know, they deserve all the credit that comes their way. Qui c'è la presentazione delle squadre. It's not easy being a top class international player. The demands are... Bene, andiamo a vedere un po' com'è il gioco. The start of this first group stage match. Couldn't keep the ball. Danny Welbeck. Falling towards Sturridge. Crowd urging England forward. Ovviamente per chi come me è passato alle console di nuova e vecchia generazione, graficamente il gioco è, insomma, è fatto meglio. Io ho avuto anche FIFA 14 per la PS3, vabbè, ovviamente è fatto meglio per le console di nuova generazione. Ma mi sembra Luis Gustavo deve fare tante partite ancora. Sicuramente sarà un'anticipazione di quello che vedremo in FIFA 2015, chissà. Però 70 euro non sono pochi, eh. Ah, Olsen, va là, torna all'Inter, lui li fai andare in B. Potevano mettere magari qualche squadra, non voglio dire l'Italia, però magari mettimi una Germania, mettimi una Francia, una Spagna. Io in verità non sapevo neanche chi uscisse sta venendo qua. Oppure, cosa è successo? Vabbè, hanno già fatto gol, sto giocando di merda. Vediamo il replay, sono fatti bene. Sperando che non sia sempre il solito copia e incolla. Guarda Hodgson, che se balli troppo ti viene uno scarabacino, stai a sedere, va là. C'è la parte finale dell'azione. Credo che esca a metà del mese di aprile, quindi un po' prima dell'uovo pasquale. Va bene, andiamo avanti. E vaffanculo, ah, perché hai fischiato? Vabbè, chiaramente. C'è una parte là che non c'è il pubblico. Come mai? Tu ci aveva fatto un mezzo balbino e un mezzo bambino, Art. Oh. Dai ragazzo, abbiamo fretta di pareggiare qua. L'Inghilterra secondo me farà la stessa fine dell'Italia ai mondiali, farà cagare. Forza Brasile, dai! Sturridge.
Non so, non ho guardato se si possono se si può impostare la velocità di gioco, probabilmente magari nella demo forse neanche, anche no. Bene, dai Fred. Beh, credibile la deviazione, no? Ah, male, male. E cazzo, cosa fischi? Refs allowed England the advantage. Ref tried to play an advantage, but there was no advantage to be had as it turned out. He's pulled the play back. Arbitro veramente fiscale. Could be a chance. It's come off the keeper. Grande parata di Julio. Secondo me è ancora un buon portiere a livello anche nazionale. Seeking out Hulk. Oi, cos'è quella roba lì? Mi sembra abbastanza come gioco, abbastanza immediato, a sua parte io che faccio cagare, ma... Però, secondo me, se Electronic Arts veniva incontro ai suoi clienti e faceva un prezzo più modico, però non mi aspetto delle cose positive da Electronic Arts, anzi. Anzi. This is Neymar. Brazil looking dangerous. Ball in towards Luis. Ecco. Si dicono le parole. Però è notte, posso permettermi ormai. Va bene, vediamo un po' qua. Vanno a bere un drink in quel di Brasile. Ok, fanno vedere le azioni. Buco dalla difesa. Ok, vabbè, andiamo avanti. Un bel ritmo brasiliano e via che si incomincia col secondo tempo. Ah. Se vi piace chiamatemi Oscar. TV Serie Canzoni anni 80, super classifica show Oscar, chissà se sarà lui, ma movimento dei giocatori sicuramente credibile. Io ho fatto anche, ho già comunque provato e fatto dei video, credo due partite sulla DLC che ha messo la Konami a 10 euro, anche lì chiaramente questo è più corposo, però tutto sommato 10 eurini si possono anche spendere per chi ama il calcio, chi ama i mondiali, ci sono una volta ogni 4 anni, insomma, ci sta. Anche se dopo le porcherie fatte da Electronic, da Konami, potevano forse magari regalarlo, comunque vabbè, 10 euro si possono spendere. Vai Julio. Si possono anche spendere, 70 secondo me sono troppi, comunque, vedete voi. E io in verità speravo che comunque ci pensassero anche a far uscire un DLC per chi aveva già FIFA 14 per le console di nuova generazione, Xbox One e PS4, ma credo che non uscirà. Per il PC non so dirvi niente. Dai cazzo. Ecco, non so dirvi se, perché in FIFA 14 della nuova generazione, sia PS4 che Xbox One, e non c'è il fallo di mano, hanno tolto. Ovviamente il tempo va velocissimo. Socia che difesa, da paura.
Vabbè, è andata. Io in verità è da tanto tempo che spero che introducano, cioè, la legge della praticamente dell'orologio, se non so neanche come chiamarla. Se io comincio una partita alle 5 del pomeriggio, cazzo, cioè, vabbè che in estate, no? Però fammi vedere che cambia il colore del cielo, che ne so io, no? Cioè, proprio un effetto tempo realistico, vero, insomma, credibile. Quindi tu giochi la sera, non so, sarebbe divertente magari la cosa, non so, non so neanche quanto sia difficile. Sì, io penso che la Konami non ha messo la pioggia in PES, vedete voi. Giocheranno sempre al chiuso. A livello esperto, devo giocare a livello bambino di legno perché faccio veramente schifo a livello esperto. Magari devo prendersi un attimo la mano, che passaggio. Ma vedi te, Dani Alves, che parata che ha fatto quel portiere, vedi te, ha fatto un bambino altro che coi baffi, pizzo alla Tartagnan, dai. Angolo, dai, forse l'ultima azione e poi finita la partita. E vabbè, ci abbiamo provato, ma purtroppo abbiamo perso. Vince chi fa gol, non c'è pezza. Peccato, peccato. Dai cazzo, dai. Ma cazzo, tira, paralitico. Angolo. Forcing. Ho usato lo schema, fai cagare. Il mio schema è stato quello, fai cagare. Lo schema mio è stato quello. Ma vaffanculo, bello però. Quel tipo di opzione mi è piaciuto. Peccato che non l'ho usata al volo, così mi sono frastornato il cervello. Vabbè, direi che come primo impatto per questa demo riferita a FIFA World Cup Brasile 2014 sono rimasto piacevolmente sorpreso, assolutamente. Mi sono anche divertito per quel po' che ho potuto giochicchiarci, visto i pochi minuti a disposizione nella demo, e farò sicuramente almeno un'altra partita in modo da poterla mettere sul tubo e per vedere un attimo di valutarlo meglio. Sei sicuro di voler uscire? Sì. Destinazione, questa sicuramente. Vabbè, qui ci saranno tante altre cose. Ovviamente. Gioco le qualificazioni per. Vabbè, andare a vedere il contrario. Guida la nazionale, principale, calcio d'inizio, storia delle qualificazioni. Vabbè. Perfetto. Va bene, ci vediamo al prossimo video, vi farò vedere un'altra partita, cambierò ovviamente squadra. Ciao a tutti da Luca CSS, questo è FIFA World Cup Brasile 2014. Io l'ho provato per la PS3. Ciao a tutti, ciao.